crescono i fatturati e tiene l'occupazione. È una Confcooperative Modena ottimista quella che si è riunita il 27 ottobre nella tradizionale assemblea annuale tenuta all'ostello San Filippo Neri, gestito dall'omonima cooperativa a Modena. In questi lunghi anni di dura crisi, molte cooperative hanno sacrificato utili e patrimonio pur di salvaguardare l'occupazione e tutelare il lavoro dei soci. Abbiamo dato una concreta dimostrazione di valori cooperativi, ha dichiarato nella sua relazione il presidente di Confcooperative Modena Carlo Piccinini. Oggi abbiamo bisogno di capire se le cooperative più antiche e strutturate si riconoscono ancora nei principi della cooperazione. Ma vogliamo sapere anche se i nuovi imprenditori cooperativi conoscono i nostri valori e li applicano, se i nostri ideali sono ancora attuali o possiamo considerarli superati. Dal confronto sui principi discende anche il rapporto tra le cooperative e Confcooperative Modena, che non è un soggetto estraneo o neutro, è uno strumento delle cooperative e per funzionare al meglio ha bisogno della presenza e partecipazione, dei contributi e stimoli dei cooperatori. Dopo la relazione di Piccinini sono stati presentati i risultati dei tre gruppi di lavoro che, in vista dell'assemblea, durante l'estate hanno ragionato su centralità della persona, valori cooperativi e creazione di valore, sviluppo e innovazione. Nel nostro gruppo abbiamo cercato di capire dove è l'innovazione nel mondo cooperativo e nella formula cooperativa in generale e abbiamo notato come in realtà sia un modello ovviamente nato nel lontano 1800 ma che sia tuttora valido, e in particolar modo abbiamo cercato di trovare degli strumenti pragmatici che possano essere applicati in più cooperative per portare l'innovazione anche laddove fa fatica ad arrivare. Solo attraverso la soddisfazione e il benessere lavorativo si possa raggiungere quello che sono anche i risultati di performance economica. Quindi la persona, il benessere della persona assolutamente al centro del futuro cooperativo. Sono comunque emersi degli aspetti valoriali molto radicati all'interno della cooperazione che sono stati valutati sia come elementi valoriali che come elementi di ricchezza, quali il concetto di mutualità, di sussidiarietà, l'importanza della rete tra le cooperative e comunque la centralità della persona. È seguito un dibattito con Chiara Nasi, presidente CIR Food, Pino Bruno, presidente del consorzio Cooperative Sociali La Città Essenziale di Matera, Luca Rigotti, presidente della Cantina Sociale di Mezzocorona e Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative. Penso che la discussione abbia dato dei risultati molto interessanti, anche grazie al contributo degli ospiti che hanno partecipato alla nostra assemblea. E riteniamo alla fine che la cooperazione possa sicuramente essere un elemento economico importante per la crescita del territorio modenese e più in generale per l'Italia e può anche essere vicina a quelle nuove forme di impresa, può essere vicina ai giovani, anche in una società in cui le differenze di reddito tra le generazioni si stanno dimostrando sempre più evidenti. Noi siamo, come dicevo prima, imprese, non siamo delle aziende di beneficenza, dobbiamo fare reddito, ma vogliamo una società un pochino più giusta.